È ricorrente il lamento del blocco metabolico dopo l'arrivo della menopausa. Spesso infatti sentiamo dire: da quando sto in menopausa non riesco a perdere un etto, qualsiasi cosa mangi è inutile, il peso è bloccato. Ed effettivamente accade proprio questo. C'è un rallentamento del metabolismo basale, c'è un'inversione ormonale che quindi chiaramente provoca degli scompensi nel corpo. Riducendo l'introito di cibo, quando il metabolismo non collabora più come prima, risulterà poco efficace al nostro scopo. Innanzitutto bisogna partire per tempo, quindi prima che arrivi la menopausa, quando inizia a calare l'attività ovarica. Bisogna fare anche lì accostamenti alimentari sapientemente bilanciati per favorire l'equilibrio di testosterone, cortisolo e insulina. È proprio l'insulina che va regolata. L'eccesso di insulina, infatti, oltre a indirizzare l'adipe sull'addome, può provocare anche insulinoresistenza. E l'insulinoresistenza è una problematica, la quale a sua volta può provocare un abbassamento del metabolismo del glucosio anche a livello del sistema nervoso centrale. E questo spiega l'affaticamento e i disordini dell'umore che si verificano specialmente appunto durante la menopausa. Il grasso sull'addome, inoltre, non solo può apparire antiestetico, ma risulta anche un fattore di rischio per le patologie cardiometaboliche. Un rimedio a tutto questo? In realtà di rimedi ce ne sono molti. Partire dall'attività fisica che ci serve per mantenere alte le energie, per la stabilità ossea, per l'aumento del metabolismo basale. Mangiare sempre in maniera adeguata, scegliendo un'alimentazione che sappia effettivamente combinare bene gli alimenti per favorire l'equilibrio ormonale di cui parlavamo prima, e intervenire anche con una cura del corpo appropriata. I trattamenti, sia manuali che d'aiuto con le tecnologie, nel rispetto di quella che appunto la fisiologia cutanea, ci permettono di aiutare il corpo a indirizzarlo nel catabolismo dei grassi. È fondamentale in questo momento più che mai avere cura del proprio corpo, ascoltare tutti i sintomi che il corpo ci manda e imparare così ad ascoltarci, sì, ma anche ad apprezzarci.